Sì, Marina, buongiorno, buon pomeriggio a te e ai nostri telespettatori. Prendiamo la linea qui insieme a Diego Martelli davanti al Covid Hospital di Pescara per parlare della campagna di vaccinazione anti-Covid nella nostra regione. Diciamo subito che questa mattina tutti gli esponenti dell'assessorato regionale alla sanità impegnati in quanto si stanno stabilendo le nuove indicazioni per proseguire la campagna anti-Covid su tutto il territorio regionale. C'è da sottolineare che il Comitato Tecnico Scientifico attualmente registra una carenza di vaccini. Fino ad oggi sono disponibili in Abruzzo infatti 5.400 dosi del vaccino AstraZeneca, adatto però, lo ricordiamo, soltanto agli under 55, quindi non per le fasce più deboli, più a rischio, ovvero quelle degli over 80. Per queste categorie sono disponibili oltre 10.500 dosi del vaccino Pfizer-BioNTech, però bisogna tener conto anche dei richiami e quindi sono dosi decisamente insufficienti per poter rispondere positivamente alle necessità della popolazione. Da aggiungere che la cabina di regia nazionale si riunirà come sempre venerdì, ovvero dopodomani, e potrebbe decidere in quale zona collocare la nostra regione. Secondo i dati resi noti negli ultimi giorni, si è registrata una crescita dei nuovi positivi, quindi con tutta probabilità la nostra regione tornerà in zona arancione. Alcuni comuni del territorio, come noto, hanno dovuto istituire la zona rossa proprio per il picco di nuovi contagi. Anche il Ministero della Salute, in collaborazione con la struttura del Commissario straordinario per l'emergenza Covid, ha elaborato il documento contenente le raccomandazioni ad interim sui gruppi target della vaccinazione anti-SARS-CoV-2, che aggiorna, come noto, le categorie a cui offrire il vaccino e quindi le priorità da attuare secondo il piano strategico nazionale. Piano strategico nazionale a cui si deve adeguare inevitabilmente anche la nostra regione. Abbiamo provato ad ascoltare i referenti regionali in ambito sanitario. Il dottor Claudio Damario questa mattina di buon'ora si è recato a Roma per il confronto Stato-Regioni. L'assessore Nicoletta Verì, l'assessore regionale alla sanità, è raggiungibile proprio perché in queste ore si sta lavorando per definire tutti i dettagli. Ed allora, in attesa di avere ulteriori notizie, ulteriori aggiornamenti, direi che per il momento possiamo fermarci qui. Ringrazio Diego Martelli per il collegamento. La linea può tornare allo studio.